Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete detto dal titolo, nuovissimo aggiornamento su Red Dead Online. In questo video vi farò vedere tutti quanti i contenuti rilasciati, le esclusive su PlayStation e più o meno come funziona il ruolo, di cacciatore, tra virgolette. Quindi, come vedete, una volta spawnati troverete subito a Strawberry, questa iconcina gialla dove appunto ci sarà una cutscene, che vi spiegherà, insomma, diciamo il tutto. Non vi spiegherà niente, in realtà è solamente un'animazione dove vi faranno spendere 25 lingotti per il ruolo. Intanto, per chi se lo stesse chiedendo, il pass è questo qui, costa 40 lingotti, quindi se volete acquistatelo. Io personalmente non l'ho comprato per tenermi appunto i lingotti semplicemente per il ruolo, perché volevo prima provare il ruolo, tanto per il pass c'è tempo. Quindi, come vedete, queste qui sono tutte quante le informazioni sul pass. Se vi interessa, fermate il video e leggetevele. Quindi, una volta arrivati a Strawberry, come vedete, dovrete semplicemente entrare all'interno, di questo edificio e appunto partirà l'animazione con tutto quanto e vi farà spendere alla fine questi 25 lingotti. Quindi, come vedete, 25 lingotti, non vi ho spoilerato niente, spawnerete esattamente qui con altri 600 miliardi di giocatori che avranno fatto tutti quanti la stessa cosa. Quindi, una volta spawnati, dovrete appunto iniziare, diciamo, a collezionare i campioni di animali. Vi verranno date varie cose, quindi tonico mimetico, vi verranno dati 2000 XP, vari set per i campioni e la mappa degli animali leggendari che adesso andremo a vedere. Quindi, per quanto riguarda le armi aggiunte, come vedete, fucile per elefanti a canna rigata al prezzo di 580 dollari e in seguito l'arco migliorato, che da quello che ho visto ha prestazioni inferiori rispetto all'arco normale, se non ho capito male, quindi migliorato rispetto a cosa non ho ben capito. Invece, nella bisaccia troverete, la mappa degli animali leggendari, che è la seguente. Praticamente ci sono illustrate tutte quante le locazioni, come per la storia, degli animali leggendari. Adesso non si sa ancora come farli spawnare bene. Altro oggetto interessante aggiunto, ma non ne ho ben capito l'utilità, è la fotocamera migliorata a 540 dollari, che a quanto pare non ha proprio un nesso con il ruolo. Quindi, come funziona il ruolo da naturalista? Come vedete, è diviso in vari livelli, dall'1 al 20. Ovviamente, andando avanti nel livello, sbloccherete contenuti aggiuntivi, come ad esempio il nuovo cavallo che si chiama Gypsy Cob, che appunto lo sbloccherete solamente con il ruolo da naturalista. Come vedete, andando sulla guida da campo, appunto alla fauna, troverete insomma tutti quanti gli animali che dovrete ricercare. Alla fine vanno benissimo tutti quanti. L'unica cosa è che i proiettili cambiano, perché non dovrete uccidere gli animali, ma dovrete sedarli. Quindi, prima di partire, dovrete andare dalla ragazza. Quindi, o andate da Arlet, oppure, se non erro, c'è un altro punto sulla mappa, dove appunto potrete acquistarli, che è una specie di trapper, poi ve lo farò vedere, però potrete acquistarli anche lì, oppure se no andate da Goose, che è appunto il trapper, però comunque a me dava sempre Arlet nel suo luogo, quindi boh, mi sembra strano, non vorrei si fosse buggato qualcosa. Io sono andato da Goose perché era più vicino, ma come vedete ci ho trovato Arlet, non so se è un bug oppure non, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, come vedete, andando su acquista riuscirete ad acquistare 20 colpi per appunto 20 sedativi al prezzo di 8 dollari per ovviamente per il Varmint. Come vedete, potrete acquistare poi a 585 dollari la ricetta per appunto crearlo, però vedete un po' voi se vi conviene. Poi per il resto ci sono anche altri tonici, ad esempio rivitalizzante e poi niente di che. Quindi, come funziona? Una volta che l'avrete comprati, andando sul Varmint semplicemente premete freccia destra e, come vedete, si switcheranno i sedativi e le munizioni. Voi mettete i sedativi e andate a cercare qualche animale. Ad esempio, per iniziare, per capire bene il ruolo, io sono andato a Valentine. Ovviamente occhio perché vi beccate appunto le stelle della polizia, tra virgolette. Quindi, come vedete, andando lì gli sparate. Anche se una pecora servono almeno 3-4 colpi. Io adesso non ho provato, però ho visto anche da altri che sparando un colpo non va a terra. Quindi almeno 2-3-4 colpi, buoni per appunto farle andare a terra. Come vedete, avvicinandovi preleverete un campione. Poi è a vostra discrezione rianimarlo o meno. Io l'ho rianimato e, come vedete, mi ha dato, diciamo, mi ha ridato parte dei proiettili, da quello che ho visto, una specie di rivitalizzante, e poi ovviamente i vari punti esperienza. Come funziona il ruolo? Vi ripeto, è il ruolo da collezionista solamente che con gli animali. Quindi voi vedete un animale, gli sparate, ovviamente non gli stessi animali. Animali sempre diversi e, come vedete, il set animali da fattoria completato con un animale su 11. Come vedete, ovviamente è il set meno costoso, quindi valeva in totale 60 dollari. Sono andato da Harriet e me lo valutava praticamente un dollaro. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Migliori glitch e contenuti su GTA Online e Red Dead Online. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.